Benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Juventus e Internazionale di Milano. Ciao a tutti da Fabio Caressa. Insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. La definizione Derby d'Italia nasce nel 1967, ma negli anni la rivalità è addirittura cresciuta. Ecco le formazioni delle due squadre. E si comincia. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Io dico Icardi. Sin da giovanissimo ha sempre fatto vedere doti da fenomeno e può solo migliorare. È estremamente agile, rapido e vede molto bene la porta avversaria. Ha senza dubbio. Prova il cross Matuidi. Matuidi prova la fondo sulla destra. Cross. Libera tempestivamente. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Mattias Vecino prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Perisic cerca un compagno. Opportunità di ripartire. Palla larga in profondità. Passaggio in avanti nello spazio. Prova ad andare via con eleganza. Vediamo se crossa. Prova il cross Matu. Va di testa! Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Prova Matuidi. Higuain. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Si sono resi pericolosi già due volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. Vuole la profondità. C'è spazio, occhio. João Mario. Niente gol né da una parte né dall'altra. Candreva prova con la palla lunga e trova il compagno, la mette sulla sinistra. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. Alexandro scodella in avanti, da lì può concludere.
palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova il tiro e c'è il gol dell'Inter e segnano il primo gol dell'incontro. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. L'Inter si porta in vantaggio 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Matuidi cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Occasione, intercetta il passaggio, pericolo. Allontana il pallone. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Riceve in ottima posizione. Paolo Dybala la gioca all'indietro. Può concludere. Un gol pazzesco! 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 Una giocata perfetta! Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Ha tirato un missile! Una conclusione di una potenza terrificante! Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. Si riparte, di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Palla in avanti, verso il compagno. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. João Miranda. Vecino la gioca a sinistra, prova la giocata nello spazio, riceve il passaggio, la mette sulla sinistra. Tackle duro ma efficace. Santon è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Cerca spazio, riceve un pallone interessante. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Perisic. Benatia legge bene l'azione, blocca il pallone. Icardi. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Prova a verticalizzare. Prova Matuidi. Matuidi. E passa. Ottimo intervento. Da lì può segnare. Khedira. Matuidi. Mattias Vecino. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione e ripetizione su entrambi i fronti. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. L'azione è già ripresa. Icardi allarga sulla fascia. Santon, palla al centro, pallone alto nello spazio, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Alexandre. Pjanic.
De Sciglio cerca la profondità sulla fascia. Matuidi raccoglie un passaggio dalle retrovie. Si libera la grande. Matuidi tenta il cross. Cerca il tiro. E il palo gli nega la soddisfazione del gol. Ottima la conclusione. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato. João Mario. João Miranda. Matias Vecino. D'Ambrosio. Palla in profondità sulla fascia. Vuole la profondità. Passaggio intercettato. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Matias Vecino spazza via senza pensarci due volte. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Valero avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Bell'intervento difensivo. D'Ambrosio gioca una palla lunga. Arriva Higuain. Perisic. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Non è una sorpresa, quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno. João Mario prova la verticalizzazione. Cerca di allungare il gioco. Bel lancio in profondità. Icardi. Possibilità per Candreva. Buon lancio. Pjanic la mette in avanti. Matuidi cerca un compagno. Palla in profondità per il compagno. Se ne va. Grande intervento. Vale come un gol. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Hanno già riconquistato palla. Icardi cerca la profondità sulla fascia. Bel pallone. Attenzione al tiro. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Icardi. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Chiellini. Paolo Dybala allarga sulla fascia. Costa. Alessandro palla larga in profondità. Palla a Pjanic. Pjanic la gioca a sinistra. Occhio al tiro. Tiro davvero da dimenticare. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Prova Matuidi. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. D'Ambrosio, Pjanic, di forza. Prova il filtrante. Pericolo! Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Palla in profondità sulla fascia. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Allarga sulla fascia. E perde il duello fisico con l'avversario. Lancio lungo del portiere. La
l'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Partita che si chiude dunque con un pari, i tifosi hanno assistito a un bello spettacolo, nessuno però è riuscito a prevalere. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca?